Hello and welcome to Behold. Buongiorno e benvenuti ad Ecco tua madre. Amici miei, abbiamo ogni giorno il regalo di parlare assieme alla Madre di Dio. La Madre di Dio che è anche nostra madre, una madre che ci ama teneramente, una madre che ci ama in ogni difficoltà, in ogni sfida della nostra vita, della nostra fede, della nostra famiglia. La Madre di Gesù è sempre con te. È davvero sempre presente. Allora, abbiamo parlato di Maria come madre spirituale di tutta l'umanità. Abbiamo detto che è la madre di tutti i popoli. Uno potrebbe dire, sì, è vero, questa dottrina è nella Bibbia, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Sì, era presente nella Chiesa dei primi tempi sotto il concetto di Maria Nuova Eva, ma è ancora rilevante oggi? È veramente importante oggi? La devozione a Maria è qualcosa del passato che non possiede più un significato e un'importanza attuale? Io direi, amici miei, in Gesù e Maria, che al giorno d'oggi l'amore e la devozione alla Beata Vergine Maria è più importante che mai. Perché? Perché accettare Maria come la nostra madre spirituale nel XXI secolo non è mai stato così importante? Perché io credo che oggi stiamo affrontando delle sfide particolari. Abbiamo attacchi alla nostra fede, attacchi alla famiglia, attacchi alla vita stessa. Un tempo era vero che il posto più sicuro, il luogo più sicuro in cui un bambino potesse essere, era nel grembo della madre. Adesso è il posto più pericoloso e questa è una tragedia che deve essere cambiata. Vediamo dai titoli di giornali segni chiari di degenerazione, decadimento morale, traffico umano, l'attacco dei matrimoni omosessuali. Vediamo anche un aumento di disastri naturali senza precedenti. Ci sono anche venti di guerra e terrorismo. In altre parole, cosa ci dicono questi fatti? Ci dicono che noi, nel XXI secolo, abbiamo bisogno della madre che Gesù ci ha dato. Abbiamo bisogno della sua intercessione adesso come mai prima. Il primo titolo di Maria nella Chiesa dei tempi era quello di avvocata. E in latino advocare significa parlare al posto di qualcun altro. E nella Chiesa, attorno al 250 d.C., ci fu la prima grande preghiera rivolta a Maria. Era chiamata il Sub Tuum Presidium. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Che bella questa preghiera del terzo secolo. Era una preghiera nata in un periodo di persecuzione, la persecuzione dell'impero romano contro i cristiani. E che cosa ci dice? Ci dice che la Chiesa dei primi tempi andava da Maria in tempi di difficoltà. E questo dovrebbe dirci, amici miei, che abbiamo bisogno di nostra madre per le difficoltà senza precedenti del tempo presente. Abbiamo bisogno di lei per mediare la grazia, per la pace, per l'unità, sia nella Chiesa che nel mondo. Non c'è nulla di rilevante nell'amare la madre di Gesù. Non c'è niente di rilevante nel vivere il comandamento di Gesù di accogliere nel nostro cuore nostra madre. E io direi che abbiamo bisogno di Maria come non mai per proteggere i nostri matrimoni, la nostra famiglia, i nostri figli che possano rimanere nella fede, la società e anche il mondo in generale. Quindi affidiamoci alla Madre di Gesù, alla nostra Madre spirituale. Possiamo farlo semplicemente dicendo: Maria, ti do la mia vita, ti do il mio cuore, ti do la mia famiglia. Proteggimi come uno dei tuoi, proteggimi come uno dei tuoi figli. E quando facciamo questo, diamo a Maria la libertà di intercedere pienamente per noi. Quindi oggi proviamo un po' di più, un po' meglio e con un po' più di generosità ad amare la Madre di Gesù. Perché come dice la Chiesa, onorare Maria significa ultimamente glorificare Dio. Perché? Perché stiamo onorando la Madre di Gesù, dataci da Gesù stesso.
Quindi oggi accogliamo nel nostro cuore nostra madre con una nuova generosità. Consacriamo noi stessi, i nostri matrimoni, le nostre famiglie a nostra madre, così che lei possa pienamente intercedere per portare pace, grazia e unità nelle nostre case, nella società, nella Chiesa e nel mondo. Grazie per essere stati con noi oggi su Ecco tua madre. Continuiamo a mantenere il comandamento di Gesù di accogliere Maria e facciamolo tramite l'intercessione di Padre Pio. Che Dio vi benedica.